7.05, siamo a Lamezia, l'abbiamo fatto davvero, derby della Calabria, Catanzaro-Cosenza. Vi vogliamo portare con noi in una domenica da pazzi, lo storico, incandescente, meraviglioso derby della Calabria, Catanzaro-Cosenza. In questa stagione tornano a darsi battaglia in Serie B dopo oltre 30 anni. Ma andiamo con ordine. Alle prime ore del mattino di domenica 25 novembre ci imbarchiamo all'aeroporto di Orio al Serio, direzione Lamezia Terme. Da qui iniziano 24 ore piene di emozioni uniche per chi segue calcio di periferia. Entriamo in clima derby. Il derby della Calabria. Eccoci qua, siamo dietro lo stadio Ceravolo di Catanzaro. È l'alba, sono le prime ore del mattino. Ancora i tifosi devono arrivare, ma già tra poco arriveranno i primi, perché Catanzaro aspetta questa partita, così come l'aspetta anche Cosenza. Chiaramente qua siamo nel quartier generale dei tifosi catanzaresi, quindi vedremo soltanto quasi tifosi giallorossi. Di là, dall'altra parte, i tifosi cosentini che arriveranno scortati dalla polizia. Catanzaro si sta svegliando, è domenica mattina, all'alba, aspetta una grande giornata. 18 marzo 1990. 1-0 allo stadio Ceravolo tra il Catanzaro di Massimo Palanca e il Cosenza di Gigi Marulla, le due bandiere simbolo della storia delle due squadre, manda in archivio quello che resterà per quasi 34 anni l'ultimo derby giocato in Serie B, la massima categoria in cui si è disputato il derby di Calabria. In realtà l'acredine tra le due piazze non era nata molto tempo prima. Ce lo raccontano gli amici di Passione Catanzaro che abbiamo incontrato fuori dal Ceravolo a poche ore da questa sfida così affascinante. Il primo ricordo risale sì al famoso derby che poi, diciamo, dal quale sono nati i stili tra Catanzaro e Cosenza. Nel 1984 il Catanzaro veniva da una doppia retrocessione dalla Serie A, era finito direttamente in Serie C, però quell'anno già lottava per tornare prontamente in B. E lì è nato tutto, perché fino a qualche anno prima Catanzaro e Cosenza erano in ottimi rapporti. E sembra che la causa di questo, diciamo, di questo dissidio sia stato proprio causato da una partita Catanzaro-Cagliari di Serie A giocata a Cosenza nell'83, quando qualcuno di Cosenza, insomma, ha tifato contro il Catanzaro. Poi l'estate precedente c'è stato un concerto qui di un gruppo rock sound Catanzaro, dove sembra che siano nati dei tafferugli tra gruppi di Catanzaro e di Cosenza, di ragazzi, di giovanissimi. E insomma, quel novembre dell'84, insomma, in occasione di quella partita sono successi incidenti gravi, c'erano ben 5.000 cosentini e lì è successo un bel po' di tutto, anche perché non ci si aspettava un incidente, quindi anche le forze dell'ordine non erano preparate. Quindi sembra che questi gruppi di ragazzi abbiano avuto degli scontri proprio in occasione di questo concerto. Magari ai concerti si beve, sai, si eccede un po', specialmente con certi rock, e quindi da allora sembra che a fine partita se le siano promesse. Quindi la prima occasione è stato il derby, che è capitato qualche mese dopo. Prima era il derby più sentito, era con la Regina, perché con la Regina negli anni 70, sempre nel 1970 precisamente, erano nati dei dissidi per il capoluogo, che, diciamo, era stato confermato a Catanzaro, e Reggio aveva qualche ambizione di diventare capoluogo, però Catanzaro lo era sempre stato, quindi è stato confermato il capoluogo a Catanzaro ed erano nati i famosi moti di Reggio. Sono stati incidenti anche molto seri, però qui, diciamo, era il lato politico della cosa, che poi è sfociato anche nel calcio. Negli anni 60 e 70 a Catanzaro si vivono anni d'oro. Nel 66 le Aquile si prendono la scena arrivando in finale di Coppa Italia da sorpresa di Serie B, cedendo solo alla Fiorentina. Nel 71 l'urlo di Angelo Mammì nello spareggio con il Bari è quello di un'intera città, la prima della Calabria a raggiungere la massima divisione. È lo stesso Mammì, sei mesi più tardi, a regalare la prima vittoria in Serie A contro la Juventus di Čezmir Vitspalek. Ma ancora deve arrivare il giocatore che più di tutti legherà il suo nome al Catanzaro. È l'estate del 1974. Nel capoluogo calabrese arriva lui, Massimo Palanca. Ma io ero destinato alla Regina, a dire la verità. La Regina stava lottando per non retrocedere. Ora io
la clausola, insomma, dissi che Serie C per Serie C sarei rimasto a Frosinone. Poi purtroppo la Regina retrocesse e subito si inserì il Catanzaro e andai a Catanzaro. Il presidente Granillo direttamente fece la trattativa, è stato un grande presidente della Regina. Sono quei personaggi storici della Calabria che hanno portato veramente lustro alla Calabria. Era atteso anche con molta, molta curiosità. Mi ricordo di questo personaggio arrivato, magro, una barba che poi ha tenuto solo quell'anno, una barba che era, lo copriva completamente. Diciamo, fisicamente a vederlo non avevo mai creduto che potesse fare il calciatore. Era secco, proprio poi con la barba gli stava malissimo. Qualcuno gli avrà consigliato poi di tagliarla. Poi vabbè, poi l'ho conosciuto di persona e di conseguenza insomma, l'ho apprezzato anche di più. Accanto a Palanca, in quell'estate catanzarese del 1974 arrivano anche un giovane difensore con un modesto passato da attaccante, Claudio Ranieri, e un allenatore 34enne reduce da un incidente d'auto che gli è costato l'esonero sulla panchina del Brindisi. Parliamo di Gianni Di Marzio. Ranieri e Di Marzio si riveleranno altri due punti fermi della storia giallorossa. Nella Serie B 75-76 Massimo Palanca chiude la stagione con 11 gol e il 20 giugno di quella stessa stagione al Mirabello di Reggio Emilia ha inizio il periodo più luminoso della storia del Catanzaro. E quella partita appunto a Reggio Emilia con la Reggiana, insomma, se la ricorda? Come no, certo, lì fu la mia prima promozione, perciò thrilling anche lì c'è stata... La suspense fino alla fine, perché vincevamo 1-0, segnai io quella partita e la partita filava via tranquillamente, però ci fu un'azione dove la Reggiana a 3 o 4 5 minuti alla fine riuscì a pareggiare con un bel gol e poi subito dopo noi ci ributtammo avanti con le poche energie che c'erano rimaste e praticamente riuscimmo a con Improta a fare il gol della promozione. Non era lo stadio di oggi, lo stadio piccolino, lo stadio, ma era bellissimo a vedere tutto giallorosso, era uno spettacolo. Però il ricordo più bello è a Roma, quando il Catanzaro ha vinto 3-1 a Roma con tripletta di Palanca, primo gol sul calcio d'angolo, ero proprio lì dietro il calcio d'angolo, la bandierina dove Palanca ha battuto il calcio d'angolo, una tripletta indimenticabile, 4 marzo 79. La partita forse che identifica il Catanzaro in Serie A è quel famosissimo Roma-Catanzaro 3-1, tripletta di Palanca. Quella rimane un po' nella fantasia dei tifosi, ma anche mia, perché è stata una giornata veramente eccezionale. Quella per me, per la squadra, per i tifosi, così, ma soprattutto per Carlo Mazzone, romano che ci teneva molto a questa partita. Si può dire che quella partita, diciamo, divenne famoso in tutta Italia il gol alla Palanca? Guarda, io già l'avevo fatto all'andata, vincevamo 1-0, 1-1, non mi ricordo, e io feci gol da calcio d'angolo, però la toccò Francesco Rocca sulla linea di porta e diedero l'autogol. Ci fu un po' di polemiche così, ma gol mio, gol autorete, qua, là, al ritorno allora messi le cose in chiaro, che il gol sia all'andata che al ritorno doveva essere mio. Segnando da calcio d'angolo, ci sarà voluta anche la complicità di qualche compagno in area? Facevamo a disposizione dell'allenatore, a disposizione delle tattiche che si facevano, doveva andare un giocatore che di solito era Claudio Ranieri, che era bello grosso, andava a rompere le scatole al portiere senza fare fallo, andava a dar fastidio per disorientarlo un po', magari saltava davanti, così, faceva tutti questi movimenti così, mentre io tiravo, insomma, c'era un momento che il portiere che si distrae un attimo e la palla ti scavalca, capito? E questo è successo. Ma mentre il Catanzaro vive i suoi anni d'oro, a Cosenza che succede? I rossoblù stazionano in Serie C1. Nell'estate dell'82 si presenta al San Vito un attaccante di 19 anni. In carriera ha già due stagioni tra i dilettanti con la maglia della Cireale. Il suo nome è Gigi Marulla. 15 anni dopo si lascerà alle spalle per l'ultima volta lo spogliatoio del Cosenza con il record ancora imbattuto di presenze e gol in maglia rossoblù.
Ma il Cosenza, nella sua storia travagliata e piena di passione, è anche la prima squadra a portare in Calabria un trofeo nazionale. Facciamo un bel salto in avanti. Stagione 2014-2015. Quell'anno uno dei protagonisti dei Lupi è il centrocampista Cristian Caccetta, che tra l'altro sarà anche uno degli uomini più incisivi nella storia del derby di Calabria. A Cosenza arrivai in un periodo di scetticismo. Diciamo che il Cosenza era una neopromossa e in quel periodo, quando arrivai io, non navigava in buone acque. E mi ricordo che in quel periodo arrivai in un momento pieno di difficoltà. Tra l'altro, dopo una decina di giorni venne suonato l'allenatore che c'era allora, che era Cappellacci, e arrivò Roselli. Roselli, con la sua calma e la sua esperienza, cercò di portare veramente tranquillità e serenità al gruppo. E ci riuscì, e noi infatti in quell'anno riuscimmo ad uscire dalla zona retrocessione arrivando addirittura decimi e vincendo la Coppa Italia di categoria. Tra l'altro fummo una, se non mi sbaglio, la prima squadra calabrese che vinse la Coppa Italia. Meno un'ora dal derby, si inizia già a sentire la tensione che sale, siamo in mezzo ai tifosi del Catanzaro, poi dopo vedremo anche quelli del Cosenza, che però sono blindati ovviamente perché hanno l'accesso nella tribuna degli ospiti. Ovviamente arriveranno scortati, la cosa è che ovviamente c'è tanta voglia di rivedere questo derby in Serie B, non si vede dalla stagione 89-90, 33 anni senza questo derby in serie cadetta. Ora che il Catanzaro ha raggiunto il Cosenza in Serie B, finalmente l'affascinante derby della Calabria si riaffaccia in cadetteria. Lo scorso anno per le Aquile è stato a tutti gli effetti l'anno dei record, il primo grande traguardo del presidente Floriano Noto. Aveva rilevato il club nel 2017, esattamente negli stessi mesi in cui la sua società, il gruppo AZ, leader nel sud Italia nel settore della grande distribuzione alimentare, apre e gestisce in franchising i primi supermercati Coop della Calabria. La cavalcata in Serie C è trionfale. 96 punti, 102 gol segnati, dei quali 28 portano la firma di Pietro Iemmello, e 11 del belga Yari Van de Putte, che condisce l'annata pure con 21 assist. La partita decisiva per l'aritmetica è già a marzo, in casa della Gelbison. Lo stadio della Gelbison si avrebbe contenuto non più di 500 tifosi ospiti. Quindi la società ha chiesto lo spostamento appunto in uno stadio più capace. La città di Salerno, che ringraziamo ancora oggi, ha dato la disponibilità della Rechi. Quindi sono stati messi in vendita i 10.000 posti della tribuna e della gradinata, che sono stati occupati per intero. Infatti ci sono delle foto meravigliose, una sciarpata di 10.000 persone che rimarrà veramente nella storia fotografica del Catanzaro Calcio. La cosa analoga era successa nell'ultima promozione del 2004. Anche all'epoca si giocava l'ultima partita contro il Chieti, però lo stadio di Chieti era piccolino e anche in quel caso si decise di spostare la partita ad Ascoli. Anche lì 10.000 persone, 10.000 tifosi si sono trasferiti ad Ascoli in massa. Quello di novembre 2023 è il derby numero 55 della storia. Ma chi l'ha vissuto in prima persona porta nel cuore il suo personale, come Massimo Palanca, il miglior marcatore della storia del derby. Catanzaro-Cosenza. Allora, se ce n'è una partita su tutte che da menzionare è quella dell'89 con la tripletta sua, insomma, Catanzaro 3-0 su Cosenza. Sì. Però quella forse è quella su tutte. Ma quella su tutte io credo che sia quella di Cosenza, campionato 86-87, quando ritornai a Catanzaro. Trovai un clima molto molto particolare, perché ci furono dei grossi incidenti l'anno prima. A Cosenza aspettavano questa partita per rivalsa, c'era un clima di guerriglia. Ci vennero a prendere, mi ricordo, la polizia alla Lamezia Terme. Ci scortarono dalla Lamezia Terme fino a Cosenza. Ogni cavalcavia, mi ricordo che c'era una pattuglia della polizia che presidiava questi viadotti per evitare incidenti. Insomma, arrivamo dentro lo stadio quel giorno, mi ricordo, bolliva, già era pieno lo stadio. Come arrivammo, ci scostarono addirittura dentro lo stadio proprio. Io mi ricordo che quella partita neanche dovevo andarci, perché non stavo bene. L'allenatore Tobia mi chiese se potevo andare, rimanere in panchina, così. Dico va bene, rimango in panchina, così. C'era intorno a noi un clima anche intorno alla panchina, così. Non era tanto, tanto simpatico. E quando mi chiese l'allenatore se mi sentivo di fare una ventina di minuti, una mezz'oretta, allora io dissi sì. Mi alzai dalla panchina, non ti dico quante me ne hanno dette.
non lo capivo tutto questo odio, questo, ma gente che stava dentro il campo, me l'hanno detto di tutti i colori, e lì forse è scattato qualche cosa in me. Poi dopo sono andato in campo, ho segnato, abbiamo vinto 3-1 e ho segnato il gol del 2-1 e del 3-1, uno di destra e uno di destro, colpi non usuali per me, insomma. Siamo usciti dal campo, ci hanno fatto coricare nei corridoi con le borse sopra perché si temeva qualche sassaiola, qualche cosa. Invece per fortuna non successe niente. Ma come dicevamo prima, uno degli uomini principali nella storia del derby di Calabria ha conquistato i cuori dei cosentini. Cristian Caccetta ha messo una firma importantissima in quella che tuttora è l'ultima sfida vinta dal Cosenza. Subito, ad agosto, alla prima giornata della Lega Pro 2016-17. Quello che mi lega a quella partita, guarda, è un ricordo bellissimo. A partire dalla settimana in cui si prepara il derby, alla giornata del derby è qualcosa di incredibile. Perché comunque in città si respira un'aria diversa, si sa che quella partita è la partita. Quella partita vale una stagione, è la prima di campionato. Sì, mi ricordo che qualche settimana prima, quando vennero stilati i calendari, si disse subito: mia, alla prima c'è subito il derby. E fortunatamente per noi andò bene. Le immagini sono tante. Io mi ricordo l'ingresso in campo, mi ricordo l'esultanza del primo gol, del terzo gol nostro, che mi ricordo andai sotto lo spicchio dei tifosi ospiti, che erano tantissimi, e niente, mi inginocchiai, perché la prima cosa che mi venne in testa fu quella. Mi inginocchiai davanti a loro, e infatti c'è una foto che ha fatto il giro di internet, proprio io inginocchiato alla curva del settore ospite, avevo sotto i nostri tifosi. E poi un'altra immagine è stata il trenino che i nostri tifosi fecero nel settore ospite. Infatti quella fu una giornata memorabile per tante ragioni. Cos'è per te il derby di Calabria? Se lo dovessi descrivere a uno che non sa che cos'è. Per comprenderlo io credo basti un'affermazione che molte volte si fa qui a Cosenza e si fa anche a Catanzaro. Io ho sentito dire, e a volte inconsciamente ho detto anch'io, preferisco fare quest'anno 6 punti e retrocedere, ma fare 6 punti contro il Catanzaro e non magari andare a un playoff piuttosto che una salvezza, perché qua il derby assume un valore importante, ma assume un valore importante perché sia da un lato che dall'altro è la partita. Certo, c'è la rivalità con i reggini per quanto riguarda entrambe, ma molto di più il Cosenza, c'è la rivalità con i crotonesi per quanto riguarda il Catanzaro, però il vero derby è Catanzaro-Cosenza in Calabria. Siamo dentro al derby di Calabria, Catanzaro-Cosenza. Eccoci ragazzi, eccoci dentro il Ceravolo di Catanzaro. Siamo in questo momento dentro il secondo tempo, 2-0 momentaneo del Catanzaro sul Cosenza. La sbloccata nel primo tempo, forse l'uomo, il giocatore che sentiva più di tutti questa partita, Pietro Iemmello, lui che è catanzarese, lui che ha avuto dei trascorsi, diciamo, polemici contro il Cosenza ai tempi del Foggia e che viveva il suo primo derby Catanzaro-Cosenza da calciatore in Serie B. E il 2-0 lo ha segnato Tommaso Biasci proprio su assist ancora una volta di Iemmello. Insomma, è la partita di Iemmello assolutamente, ma è la partita anche di tutto il popolo catanzarese in questo momento. I 750 cosentini stanno provando a spingere, stanno provando a trascinare, a portare la loro presenza ai propri ragazzi, però in questo momento la squadra di Vivarini sta predominando. Vivarini contro Caserta, due allenatori che tra l'altro hanno trascorsi anche simili da allenatori, ma poi un percorso negli ultimi anni diverso, perché Vivarini ha portato il Catanzaro in Serie B da allenatore, Caserta invece contro il Catanzaro aveva già avuto un'esperienza positiva quando allenava la Juve Stabia, aveva portato la squadra di Castellammare di Stabia, la Juve Stabia, in Serie B proprio ai danni del Catanzaro, che all'epoca era allenato
da Auteri. Insomma, è veramente una sfida nella sfida, ma qui è veramente una bolgia. Sono momenti diversi quelli di Catanzaro e Cosenza. Il Cosenza in realtà è più esperto di Serie B negli ultimi anni, visto che è da diversi anni che gioca in cadetteria, e Catanzaro invece, l'abbiamo raccontato prima, ha fatto veramente una cavalcata l'anno scorso proprio con Vivarini in panchina fino alla partita contro la Gelbison giocata a Salerno. L'ultima volta che il Catanzaro ha giocato in Serie B è la stagione 2005-2006. Finì male, ultimo posto, fallimento e ripartenza dalla Serie C2, e poi anni abbastanza amari in cui il Catanzaro andava a perdere su campi abbastanza improbabili, come per esempio quello della Real Marcianise. Insomma, tutt'altro mondo rispetto a quello di oggi. Poi, con un progetto, con gli anni, con la pazienza, questo popolo finalmente è riuscito a tornare a riassaporare campi importanti, campi veramente dove si è giocato grande calcio, come per esempio l'anno scorso la vittoria al Ferraris contro il Genoa, e come quest'anno un campionato per ora veramente su altissimi livelli. Quest'anno ha alzato l'asticella anche il Cosenza, che negli ultimi anni in Serie B si è sempre salvato, una volta è stato anche ripescato, ma si è sempre salvato, diciamo, un po' per il rotto della cuffia, al limite, al confine con la retrocessione. Quest'anno il presidente Guarascia ha voluto mettere a disposizione di mister Caserta una squadra più competitiva, più allestita, per cercare di salvarsi in maniera più tranquilla. Insomma, questo è veramente un derby che mancava al campionato di Serie B, mancava al calcio italiano. Serate come queste sono serate che fanno bene al calcio. È la partita di Pietro Iemmello, lui che a Catanzaro ci è nato, nel quartiere Lido, ma a 14 anni è partito, chiamato dalla Fiorentina di Corvino, e non è più tornato fino a quando di anni non ne ha compiuti 30. E per impreziosire il suo primo derby giocato in prima squadra non poteva proprio chiedere di meglio. Ti dico la verità, me Pietro conosco, siamo amici, così. A me a volte mi fa arrabbiare in un modo, guarda, perché vedo tante belle doti, tante belle situazioni che non vengono sfruttate. Lui è un grande attaccante, fa molto, ha fatto molto per il Catanzaro l'anno scorso, e quello che mi farebbe è che potrebbe fare tanto di più. Iemmello è nato e cresciuto in curva, e infatti in occasione di quella promozione del 2004 lui era dagli Ultras, quindi poi è andato a giocare fuori. Ed è tornato a Catanzaro 2 anni fa, a gennaio. Ha dato una grossa mano l'anno scorso con 28 gol, anche quello è un record, tra gli altri record per la promozione. E adesso lui gioca questo derby da Ultras. Alla fine il derby della Calabria numero 55 se lo aggiudica il Catanzaro proprio con le reti di Iemmello e Biasci. Ma la passione, il trasporto degli oltre 13.000 tifosi del Ceravolo e dei tantissimi altri calabresi collegati in giro per il mondo va ben oltre il risultato. La storia, la passione di un derby come questo non ha veramente prezzo. Purtroppo non possiamo avvicinarci ai tifosi cosentini, la polizia ce lo impedisce, ma il colpo d'occhio dei lupi che entrano tutti insieme nel settore ospiti, pure quello è impressionante. In Serie B non si scherza, la strada è ancora lunga, ma intanto a Catanzaro si festeggia e a Cosenza stanno già aspettando la gara di ritorno. Questo è il derby di Calabria.